Eccoci qua, finalmente dopo dalla Mongolia, cioè più di un mese. Aspetta che mi giro qua così almeno mi vedo. È più di un mese che non ci sta la rubrica Vado te porto il tour. Bene, sono arrivato, sono in Giappone finalmente, dopo un mese in Corea di riposo. Sono arrivato qua in Giappone il 2 novembre, oggi abbiamo 5, quindi 3 giorni fa. Fa freddo, però dopo un mese di riposo andiamo a fare un cavolo in Corea, solo a fare festoni. Finalmente mi sono rimesso in viaggio. E che dire? Mi sono stabilito per 2 giorni a casa di Caitlin, una ragazza hawaiana. Dopodiché ho deciso, inutile, prima che faccia la fine della Corea, ho deciso di partire. Stamattina sono ripartito da Iisuka, sono arrivato qua ad Aso, che è più o meno al centro della penisola ovest, isola, però è collegato con ponte. E niente, l'otto penso di stare qua in questa piccola isoletta 2 giorni, girarmela, per poi arrivare a Nagasaki, dove avrò una casa, perché qua sicuramente farà un freddo cane, però proviamo a dormire in tenda. Sono le 4:30, mi sa che alle 5 il sole già dice ciao. Che dire, niente, oggi finalmente ho guidato, posti fighi, Giappone spacca, veramente spacca. Allora, proviamo a fare questa esperienza qua di dormire in tenda. Ma sicuramente non dormirò nulla, perché farà un freddo, fa già freddo adesso, figuriamoci stasera. Sono in mezzo alle montagne, sono vicino a un vulcano, non so se attivo o no, però accenderò domani. Volevo andarci oggi per dormire là, però non è neanche tanto alto, però si fa già freddo qua, non immagino in cima. Guarda che io volevo arrivare a fare la rubrica là dove c'è quel tempio, però ho provato ad andarci con strade, però nulla. Però il posto è figo. Qua sì, un posto turistico, però non essendo stagione non c'è nessuno, tutti i barchini sono chiusi e mi sa che mi fermerò qua stanotte. Silenzio, ogni tanto c'è qualche macchina che passa, però non si sente, non dovrei avere problemi. Guarda che figata là, il tramonto. I colori qua in Giappone sono strafighi, qua in autunno, vedete tutti rossi, verdi, marroni, verde, legno, pitture. In teoria quello dovrebbe essere il vulcano, dovrebbe essere alto 1500 qualcosa metri, penso che sia quello, però non so. Però è molto figo, anche qua è spoglio, non ci sono alberi in cima alle montagne,